Amici dello Zoccolo Duro, buonasera, buonasera, buonasera. Che faccio stasera? Che faccio? Che faccio? Scommesse.commentirecensioni.com, i miei amici ve li sponsorizzerò per tutta la settimana, perché loro, a differenza delle quote inglesi che ci danno per spacciati, adesso ne parliamo perché proprio di questo volevo parlarvi, loro vi spiegano tutte le strategie per fare quelle scommessine, magari anche meno conosciute, no? I calci d'angolo, i risultati esatti, tutto quello che volete sapere. Hanno il loro canale di YouTube, vi lascio il link in descrizione, andate a mettervi l'iscrizione a questo canale che tanto è gratis, vi ho promesso che arriviamo almeno a 500 iscritti, siamo a 200, quindi fatemi sto favore, sotto in descrizione iscrivetevi al canale dei miei amici scommesse.commentirecensioni.com, perché sono degli amici, ve lo spiegano e poi sono bravi. Andatevi a vedere un video, ve lo lascio e vedete che sono bravi. Mi raccomando, fatemi fare bella figura, eh? Iscrivetevi qua sotto, scommesse.commentirecensioni.com, tanto vi martello ancora, quindi per forza mi dovete ascoltare, per forza, per forza. Ma perché vi voglio parlare di scommesse? Perché mi ha suggerito un ragazzo, che uno di voi, perché io i vostri commenti li leggo sempre, non è che li leggo sempre, mi ha suggerito uno di voi che in Inghilterra ci danno per spacciati. Ci danno proprio per spacciati. Quindi sono andato a vedere le quote e ho visto che comunque, sì, non è che ci danno proprio spacciati, però il Milan è tipo a 3,40, 3,50, mentre il Manchester United a 2,10, 2,15. E quindi ci danno sicuramente super sfavoriti. Poi, venga a sapere, oggi torna Pogba, torna Van de Beek, torna De Gea, torna Rashford. Praticamente giocano con la squadra al completo. Sì, ok, mancano Cavani e Martial, però il titolare è Rashford, quindi anche se non ci sono Cavani e Martial, loro tornano con la squadra al completo. Di conseguenza domani, ragazzi, ci giochiamo la stagione domani, adesso ne parliamo anche di quelli del quarto posto, adesso ne parliamo a fine video, domani ci giochiamo la stagione, quindi domani tutti insieme, ragazzi, a tifare voglio la formazione migliore, Io ve l'ho già detto, c'è ancora un dubbio, perché non si sa se Ibra non è in dubbio, l'ho già detto con ampio anticipo rispetto a tutti, Ibra giocherà al primo minuto perché sta bene e lui vuole giocare, lui vive per giocare queste partite. Mi hanno detto, se si rompe di nuovo, domani ti giochi la stagione, se non passi domani, pure che si rompe, chi se ne frega. Quindi poi lui vuole giocare, lui vive per queste partite, vuole giocare. E poi non è che abbiamo molte alternative, Leao è mezzo rotto, non si sa manco se lo convoca. Rebic è mezzo rotto, non si sa nemmeno se lo convoca. Chi gioca in attacco? Gioco io? E quindi per forza, comunque dovrà giocare per forza lo stesso. Quindi Ibra gioca, Çalhanoğlu gioca, Selemaker gioca. In dubbio ci sono Calabria, in ballottaggio con Dalot, ma anche lui è uno che vuole giocare domani. Perché ragazzi, siamo stati chiari, domani ci giochiamo la stagione. L'ha detto anche Pioli. Noi quest'anno, se arriviamo a fine anno e non abbiamo niente in mano, che non abbiamo vinto niente, non saremo contenti. È perché così, ragazzi, c'è chi vince e c'è chi perde, non c'è chi ci qualifica, c'è chi vince e c'è chi perde, non chi arriva secondo, chi arriva terzo, chi arriva... Hai vinto? No, allora hai perso. Quindi se tu non vinci quest'anno significa che hai perso, non puoi essere felice quando perdi. Ovvio, poi meglio arrivare terzi che arrivare sesti, ok? Ma conta solo chi vince, ragazzi, siamo il Milan, conta solo chi vince. Quindi domani ci giochiamo tutto, perché io ho sentito anche gente dire no, fa niente per domani, noi dobbiamo pensare al quarto posto, cioè alla follia più totale. Ragazzi, domani se riusciamo per pulisso il cielo a battere il Manchester, noi ci andiamo a giocare sta Coppa, sta Europa. Ma tu ti rendi conto che qua a Milano vincono i cugini, vincono lo scudetto, e tu? Ma noi siamo arrivati quarti. Cioè, quelli vincono lo scudetto, vengono a festeggiare in Duomo, E noi? Noi siamo arrivati qua, terzi. Ma ragazzi, ma ci facciamo prendere per il culo? Ma non scherziamo. Invece, se tu vinci un'Europa League, se vinci un'Europa League, lo scudetto, mettilo.
grande Ambrosini. Quindi lasciatemi sognare. Io voglio sognare di vincere. Non me ne frega niente. Voglio sognare di vincere. Poi domani prenderò gli schiaffi e farò i complimenti all'avversario. Giochiamo con una squadra più forte. I bookmaker la danno strafavorita. Quindi è molto più facile che vincano loro piuttosto che vinciamo noi. L'andata non conterà nulla domani. L'andata non conta nulla, perché tu, anche se pareggi, nella migliore delle ipotesi vai supplementare, perché 0-0 non finisce, l'ha detto anche Pioli. Quindi domani dovremmo fare la stessa partita dell'andata. L'andata non è che sia stati lì a chiuderci, l'andata abbiamo fatto la partita e dobbiamo fare la stessa cosa. Ovvio, domani sarà più difficile, perché loro c'è Pogba, c'è Rashford, c'è De Gea, cioè non è che gli mancavano quattro scemi pure a loro, però domani mi aspetto che Çalhanoğlu, anche se non è al top della forma, diventi top della forma. Mi aspetto che Ibra faccia Ibra. Mi aspetto che Chiesa e Tomori sigillano tutto. Mi aspetto che Donnarumma diventi super. Mi aspetto tutte queste grandi cose, perché ci voglio credere, ci voglio sperare. Quindi ragazzi, tutti uniti, non ce ne frega niente del quarto posto. Si pensa solo all'Europa League domani. Si pensa solo all'Europa League. Tutti insieme, tutti uniti, poi per il campionato vediamo, che c'è sempre tempo, inizia ad arrivare qualche positivo, ovviamente quando c'è la sosta nazionale che non conta, però vediamo, per il campionato vediamo, domani si pensa solo all'Europa League, tutti uniti, tutti insieme, andiamo a fare questa grande partita, iscrivetevi anche al mio canale, vi ricordo sempre scommesse.com.com, ci vediamo domani.